Anni. Dico ancora due cose e poi vi lascio perché credo che siate provati, siete in piedi da qualche ora. In questi giorni si parla molto di Rudolf Giuliani. Rudolf Giuliani ha una pessima fama perché noi lo conosciamo in Italia soltanto dalla Cintola in giù. Lo conosciamo soltanto come il sindaco di New York che inseguiva i graffitari, gli spaccavetrine e gli imbrattamuri. Non ci ricordiamo che c'è anche un Giuliani dalla Cintola in su che è venuto prima, che era procuratore di New York e che collaborava con Giovanni Falcone, che ha messo in galera tutti i capi della mafia americani e quando ha finito di mettere in galera tutti i capi della mafia si è dedicato ai reati finanziari e ha messo in galera i capi della borsa di New York. Se avete visto il film di Michael Douglas, Wall Street, sapete di che cosa parlo. Si vedono proprio i banchieri che finiscono dentro uno dopo l'altro e in America l'indulto è una parola intraducibile, quindi quando li portano dentro vuol dire che ci rimangono. I reati finanziari in America sono una cosa seria. C'è gente che è stata condannata a 90 anni per Enron. In Italia i reati finanziari hanno come pena massima, se proprio ti va di sfiga, la presidenza del Consiglio, quindi è molto diversa la situazione. Rudolf Giuliani, quando è diventato sindaco, era noto per aver arrestato i mafiosi e i banchieri, ecco perché poteva rivolgersi agli spaccavetrine, credibilmente. Adesso mi voglio beccare anche qualche fischio perché ne ho abbastanza degli applausi. Cofferati avrà tanti difetti, ma Cofferati ha cominciato le battaglie sulla legalità non quando è diventato sindaco di Bologna, quando era segretario della CGIL e ha portato 3 milioni di persone in piazza per difendere la legalità nei luoghi di lavoro contro i licenziamenti facili dell'articolo 18. Questo non va mai dimenticato perché è un po' diverso dagli altri sindaci che scoprono l'illegalità dei lavavetri mentre fanno entrare nelle loro città Salvatore Ligresti con 2 condanne perché faccia le sue speculazioni. E sto parlando del sindaco di Torino Chiamparino e del sindaco di Firenze Domenici. Il ministro Amato si candida ad essere il Rudolf Giuliani d'Italia, Grillo vi ha già detto da dove arriva, non faceva il procuratore di New York Giuliano Amato, faceva il braccio destro di Craxi e non aveva mai capito dove si trovava. Poi c'è un Rudy Giuliani piccolo, che è un certo assessore Cioni, che voi non avete la fortuna di averlo, ma i fiorentini ce l'hanno, è il capo dei Dalemiani di Firenze, il quale all'improvviso, dato che la moglie è stata multata, è stata insultata da un lavavetri, ha fatto una ordinanza per stabilire che chi lava i vetri commette reato. Il reato qual è? Mancata ottemperanza all'ordinanza del sindaco. Adesso non si capisce bene quali vetri si possano ancora lavare a Firenze, perché voi immaginate uno che sta lavando il vetro della sua macchina, no? Teoricamente anche lui incorre in questo divieto, no? Con la pompa dell'acqua la domenica. Quindi non si capisce dove stia il reato di uno che lava il vetro. Naturalmente c'è chi dice, ma il lavavetri ti minaccia. Sì, ma quello è il reato di minaccia, c'è già, non c'è bisogno dell'ordinanza. Ma quello ti riga la macchina, è danneggiamento. È già vietato il reato di danneggiamento. L'atto di lavare il vetro non può essere reato. Allora che cosa hanno fatto? Hanno detto non si lavano vetri ai semafori, tant'è che un assessore leghista di Treviso ha detto noi abbiamo risolto il problema dei lavavetri con le rotonde. Non ci sono più semafori e quindi quelli come fanno a lavare i vetri? Le macchine girano. Ecco. Io ho visto però dei lavavetri coi pattini. Con lo skateboard. Allora, l'ordinanza, noi giornalisti siamo abilissimi a farci le pippe se l'ordinanza è destra o sinistra, se Cioni è il nuovo Rudolf Giuliani, no? Se è fascista o comunista cacciare i lavavetri. Nessuno si è domandato, ma funziona l'ordinanza o non funziona allo scopo che si prefigge? Vi dico soltanto che la pena per chi viola l'ordine del sindaco di Firenze è 3 mesi al massimo di arresto. Non subito custodia cautelare, non prevista, dopo il processo. Quindi tu devi prendere il lavavetri in flagranza di spugnetta mentre è lì che sequestrare la spugnetta e il secchiello, portarli nell'ufficio corpo del reato del tribunale che diventerà un hangar perché immaginate quanti sono,
iniziare le indagini preliminari, fare l'udienza preliminare, poi il processo di primo grado, e intanto bisogna sperare che il lavavetri sia sempre lì, sulla panchina davanti al tribunale, che aspetta che arrivi la sentenza, perché se taglia la corda non lo becchi più, non sai dove abita e non sai come si chiama, ovviamente. Il processo va avanti, dura 10 anni, impiega una decina di giudici, pubblici ministeri, avvocati, cancellieri, poliziotti, eccetera, eccetera. Alla fine della trafila, che cosa succede? Se è ancora lì che aspetta, gli notifichi la condanna, gli dici sono un mese con la condizionale, cioè non vai in galera, oppure la multa, e lui ti dice sono nullatenente, quindi non la paga. Il risultato è che lo Stato ha speso un'ira di Dio di soldi per fargli il processo, alla fine non succede assolutamente nulla. Qual è l'unico risultato? È che l'assessore Cioni è finito sui giornali per una settimana come il nuovo Rudolf Giuliani e non ha risolto minimamente il problema che si proponeva di risolvere. Questo è il problema fondamentale. Allora, come si risolvono questi problemi? Facendo fatica, facendo politica, facendo delle norme che servano, facendo delle politiche sull'immigrazione, di integrazione o anche di repressione nei confronti dei clandestini, cominciare a identificarli, prendere le impronte, se è razzismo prendere le impronte a loro, prendere le impronte anche agli italiani, in modo che le prendano a tutti noi, anche il DNA, così ciascuno avrà il suo nome e non potrà dare false generalità. Questo bisogna fare investendo soldi e non finendo sui giornali, oppure politiche di integrazione. Persino Gianfranco Fini aveva fatto una proposta: diamo il diritto di voto agli immigrati, anche se non sono ancora cittadini, alle elezioni comunali. La Russa, spaventato dalle proteste della Lega Nord e della stessa base di AN, precisò dicendo l'importante è che l'extracomunitario non abbia condanne e nemmeno processo in corso, che è in un paese come la Norvegia una norma perfetta, ma in Italia in quale lingua glielo spieghi a un extracomunitario che per avere il privilegio di eleggere un pregiudicato lui deve essere incensurato? O no? Chiudo. Perché partono dai lavavetri? Perché partono dagli ambulanti? Perché se partissero dall'alto, come ha fatto Rudolf Giuliani, ovviamente si svuoterebbe il Parlamento, si dimezzerebbe la Commissione Antimafia, si svuoterebbe Confindustria, si svuoterebbero varie associazioni di categoria di persone molto importanti. Perché Montezemolo vuole cacciare chi paga il pizzo e non chi paga le tangenti? Perché tanto chi paga il pizzo non si sa chi è e quindi non succede assolutamente niente. È come Cioni Montezemolo, è finito sui giornali, ha fatto bella figura, a costo assolutamente zero. Il presidente del comitato di controllo di Mediobanca è Cesare Geronzi. Cesare Geronzi ha più processi in tribunale che capelli in testa, è sotto processo per la Parmalat, per la Cirio, è condannato in primo grado per il fallimento dell'Italcase Bagaglino ed è imputato a Palmi per usura. Questo fa il presidente del comitato di vigilanza di Mediobanca. Nessuno, tranne Di Pietro, ha chiesto le sue dimissioni. È da quelli che si dovrebbe cominciare con la tolleranza zero, se si avesse la possibilità, naturalmente, di farlo. Grazie. Vi voglio dire un'ultima cosa. Quello che stiamo facendo oggi non è inutile. Non è inutile. Ci sono piccoli segnali di cambiamento. A Venosa la Proloco, con denaro pubblico, ha dato 6.000